Sfere ha il piacere di incontrare Antonella Bruno. Siamo qui al Salone di Ginevra per vedere da vicino un modello Fiat innovativo nuovo, la Fremont. Cosa ci dici in merito a quest'auto? Allora, Fremont è un veicolo capace di coniugare uno stile distintivo originale caratterizzato da linee decise e muscolose con una notevole versatilità e flessibilità degli interni. Il veicolo verrà commercializzato a partire da fine maggio ed è un veicolo che ha sette posti standard caratterizzati da una terza fila vera con sedili comodi e spaziosi, facilmente accessibili grazie alla apertura della portiera a 90 gradi e ha un sistema di scorrimento dei sedili della seconda fila. Quando la terza fila non è necessaria, i sedili scompaiono nel pavimento per lasciare spazio a un vano di carico completamente piatto e regolare. I sedili della seconda e della terza fila sono poi montati in modo tale da assicurare un effetto cinema e quindi la massima visibilità a tutti gli occupanti. La versatilità del veicolo poi si ritrova anche nei numerosi vani portoggetti presenti, più di 20, sotto il cuscino del sedile passeggero, sotto il pavimento della seconda fila, nelle portiere anteriori e posteriori, quindi per assicurare il massimo comfort di viaggio. Un altro elemento distintivo che è molto importante per il target del Fremont, la famiglia moderna, sono il child booster, i cuscini di rialzo presenti nella seconda fila, che consentono un viaggio in massimo comfort e sicurezza per i bambini. Il veicolo sarà equipaggiato con motori diesel Multijet 2 di ultima generazione da 140 e da 170 cavalli con cambio manuale a 6 marce e successivamente nel corso dell'anno arriverà il 4x4 con motore 170 cavalli e cambio automatico. Il livello delle dotazioni sarà completo, due soli allestimenti con presenti contenuti che sono rilevanti per il cliente. Tutte le vetture avranno standard radio con schermo touchscreen a colori da 4,3 a 8,4 pollici, clima automatico trizona, il sistema keyless entry e go, il sensore di pressione pneumatici, il set airbag incluso l'airbag ginocchio, ISP con sistema di assistenza alla partenza inserita e sistema di anti-ribaltamento e cerchio in lega da 17 pollici, quindi già un allestimento estremamente completo a partire dal primo livello. Invece con l'ultima domanda legata proprio al fatto che a noi Blogosfere piace essere molto schietti, ecco, se a un amico dovessi consigliare un'auto come questa, che cosa gli diresti in merito? Che è un'auto ovviamente con cui puoi fare quello che vuoi, andare dove vuoi, con chi vuoi, senza alcun tipo di compromesso, quindi è un'auto per chi ha bisogno dello spazio, ma vuole ovviamente anche uno stile che è distintivo e uno spazio qualificato. Perfetto, allora buona Fremont a tutti. Grazie.